Siamo a bordo di Pirelli 42, lo abbiamo già provato nella versione con motori entro fuoribordo e adesso tocca a questo modello con due fuoribordo Mercury da 450 cavalli. Tecnorib, il cantiere che produce i gommoni firmati Pirelli, ha ritenuto che fosse giusto avere nella propria gamma lo stesso modello con le due tipologie di propulsione. Ciascuna di esse ha buone ragioni per essere scelta. Gli entro fuoribordo diesel hanno consumi inferiori e maggiore spinta, sia perché hanno una coppia più elevata, sia perché hanno due eliche per ciascun motore, e poi abbassano il baricentro. I fuoribordo però sono più facilmente intercambiabili, mettono in bella mostra i cavalli e lasciano la sala macchine sgombra per utilizzarla come enorme gavone. Questa è una versione speciale con il pozzetto sgombro, l'ha voluto così il suo armatore, un pescatore di aragoste australiano. I tubolari sono importanti ed è quasi superfluo ricordarne le loro qualità, respingenti che evitano l'uso dei parabordo, che ci fanno sentire più sereni nelle manovre, che danno più stabilità statica e dinamica allo scafo. Splendido lo stile vintage con cui terminano i tubolari a poppa. Le camere d'aria dei Pirelli si riconoscono per il logo, molto evidente, e per l'impronta degli pneumatici che hanno reso celebre questo marchio nel mondo. Il battistrada indica le zone di imbarco, a prua, sulla delfiniera e a centroscafo, dove c'è un gradino che dimezza l'altezza della murata. Il Pirelli è soprattutto un mezzo divertente e sportivo da utilizzare come maxi rib o come tender di servizio a un super yacht. Al contrario di altri rib concorrenti, non entra in competizione con yacht di simile misura, appartiene a un'altra categoria. Tecnorib offre la possibilità di personalizzarlo, sia per accompagnare la mother boat, sia per soddisfare la creatività del suo armatore. Con il percorso walk around segue la tendenza del mercato che oggi chiede ponti di coperta dove muoversi comodamente. Per dare maggiore valore alla zona prodiera hanno inserito un divano nel vertice provvisto di schienali e portabicchieri. Hanno arricchito il prendisole con un appoggiatesta sullo schienale. Sui lati tenti bene stilizzati e forati per contenere le lattine. Il trincarino è largo e dà la possibilità di sedersi su tutto il perimetro. Di fatto ciò significa allargare le aree conviviali. L'hardtop ha una forma splendida. Sale dalla tuga abbracciando il parabrezza e si prolunga verso poppa, sostenuto da due piloni che danno la necessaria stabilità e solidità. Verso poppa potete stendere un bimini per ampliare la zona d'ombra. Il design della cucina è semplice, ma così hanno sfruttato bene tutto il volume disponibile. La si può allestire, come in questo caso, con due frigoriferi, un ice maker, uno stipetto, il grill, il lavandino e altro ancora. Due divani si fronteggiano al riparo dell'hardtop. Entrambi gli schienali traslano per potersi sedere rivolti verso prua o verso poppa. Al centro un tavolo allargabile. Sotto ci sono comodi vani storage. È raro pernottare su un maxi rib sportivo, ma se volete potete farlo. La dinette è anche una cuccetta per due persone. Lungo i fianchi ci sono gli oblò, tutti apribili per un miglior ricambio d'aria. Non danno sulle murate, ma sul passavanti. Qui abbiamo il bagno separato, ma l'ambiente potrebbe essere un open space. Il top di alcuni mobiletti è provvisto di sponde anticaduta. La finitura del pagliolo, del mobilio, delle tappezzerie è di alto livello. Lo stile è sobrio ma curato. In plancia abbiamo la strumentazione digitale integrata di navigazione e controllo di Simrad Command.
e adesso accendiamo questi 900 cavalli. E il via, partiamo! Vi è piaciuta questa coperta? L'ha disegnata Mannerfeld Design, uno studio svedese esperto nella progettazione di carene, soprattutto di barche da corsa. Lo stesso designer ha progettato anche il Pirelli 1900 e il Pirelli 1400, ovvero sia il 19 metri e il 14 metri. E adesso anche questo Pirelli 42. Abbiamo già provato questo modello con due motori entro fuoribordo ed ero rimasto impressionato dall'efficienza dinamica di questo scafo. Sarà così anche in questa occasione con i motori fuoribordo? Nella precedente prova avevamo due motori turbo diesel T6 di Volvo Penta da 400 cavalli ciascuno con propulsioni duoprop, piedi poppieri. Qui invece abbiamo due Mercury da 450 cavalli, 100 cavalli in più. Anche su questo modello abbiamo il joystick, quindi non dobbiamo preoccuparci della manovrabilità in spazi stretti o durante l'ormeggio. Dobbiamo considerare soltanto le prestazioni. Lo scafo è lo stesso dell'altra versione, ovvero sia due piani di carena attraversati ciascuno da quattro pattini più uno spigolo molto pronunciato e in mezzo due step che tagliano lo scafo dallo spigolo sino all'asse di chiglia. Qui però hanno sistemato i motori su un bracket a poppa oltre lo specchio, quindi cosa è successo? Il baricentro è stato spostato più indietro e anche un po' più in alto. Siamo a 25 nodi. Ottimizziamo l'angolo di incidenza con il trim. Ovvero solleviamo la carena per migliorare la percorrenza. Troviamo l'angolo migliore. Eccolo, riusciamo a percorrere 0,25 miglia con un litro. Attenzione, con i due diesel da 400 cavalli percorrevamo 0,4 miglia con un litro. È proprio una barca fatta per correre perché siamo a 35 nodi, ma abbiamo migliorato la prestazione, percorriamo 0,3 miglia con un litro. Con i diesel a questa velocità era sempre 0,4 miglia. Quando corri sull'acqua con una carena di Mannerfeld puoi fare questo. Puoi cambiare rotta quando e come vuoi, alla velocità che vuoi. E hai un controllo sempre perfetto. Favoloso davvero! E siamo a 40 nodi! Avete notato? Ho messo giù la manetta e adesso sto alzando il trim perché voglio usare tutti questi 900 cavalli! Salgono i giri e sale anche la velocità! Su il trim! Su il trim! Sembra una propulsione con elica di superficie! Ci portiamo al regime massimo di questi motori! Peccato perché abbiamo un'elica corta fatta per un po' più di carico. In questo momento peraltro non siamo proprio scarichi, serbatoio al 75% e la troupe oggi è numerosa perché nessuno voleva perdersi questo test. Due nodi e mezzo, wow! Con i diesel la prestazione massima era di 46 nodi. Scegliete la versione che preferite, secondo il vostro stile e la vostra passione. Per quanto riguarda il controllo, il comfort, la sicurezza, sono equivalenti. Beh, certo, con questi motori, però, è un missile!